Salve gamers, io sono Mary Shell e oggi siamo tornati in Assassin's Creed Odyssey dalla nostra Cassandra alias Wonder Woman. Allora, facciamo il punto della situazione. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che dobbiamo consegnare qui ad Alcibiade un campione per le Olimpiadi. E come vi avevo detto l'altra volta, questo campione non mi convince, secondo me dovremmo fare noi le Olimpiadi. Però ragazzi, volevo dirvi che c'è un problema. Che io questa missione ho già provato a farla registrando e c'è un bug. Cioè, quando io vado a parlare con Alcibiade e a consegnargli il campione, loro parlano e già lì si vede qualche bug, ma poi non parte proprio la missione, cioè si bloccano. E infatti adesso lo vedrete. Quindi, se non è stato risolto questo bug, ho visto qualche aggiornamento in questi giorni, ma non so se sia stato risolto il bug. Comunque, se vedo che questo bug si ripresenta, proveremo ad andare avanti con un'altra delle missioni principali. Ne abbiamo un paio e quindi andiamo avanti con l'Odissea in un altro modo, insomma. E vediamo se esce una patch che possa risolvere questo problema. Quindi adesso, ragazzi, parliamo con lui e vediamo. Vi avverto anche che se vedete che fanno discorsi strani è perché con Alcibiade ho fatto delle sub-storie tipo romance, per capirci, anche se non si possono definire romantiche. Però erano molto divertenti, facevano molto molto ridere e niente, è tipo abbastanza perverso quest'uomo. Però vabbè, andiamo, parliamo e speriamo bene. Benvenuti ai Giochi Olimpici! La festa è ufficialmente iniziata! Alcibiade, mi sorprende vederti vestito. La giornata è ancora lunga, agnellino. Sei qui per competere, Alcibiade? Naturalmente. Apprezzo altri tipi di esercizio fisico ogni tanto. Sì. Vedo già dei bug, ragazzi. Vedo già dei Secondo bug. Secondo te chi vincerà più corone quest'anno? Io! Atene è sicuramente tra le favorite. Vedo già tanti bug, penso che il bug dell'altra volta non sia stato risolto, vedete le inquadrature strane, no, c'è qualcosa che non va. Chi è? Quello è Dorieo, il campione in carica, assettato di sangue, competitivo e ha resistenza da vendere. Lo invidi? Non credo proprio. Non siamo venuti fin qui per restarcene sul molo. Hai ragione. Se hai bisogno di un compagno di allenamento... Oh, un mingherlino ateniese! Io sono il campione, o lo sarò! Sparta! Oh, è un peccato che il tuo cervello non sia sviluppato come i tuoi muscoli. Dai, andiamo. E adesso dovrebbe bloccarsi tutto, se tutto va male. Esatto. Eccoli lì. E praticamente l'unica cosa che posso fare ora, adesso lei non si muove, ma tra un attimo li vedrete posizionati in maniera che io possa muovere lei. Non so se mi ricordo bene. No, in realtà neanche la posso muovere. Ecco, non la posso nemmeno muovere. L'unica cosa che posso fare è continuare a parlare con Alcibiade e a ripetere la conversazione praticamente in eterno. Mappa del mondo non disponibile. Ovviamente non mi posso muovere né nulla. E andiamo. Volevo farvela vedere sta cosa perché è veramente meravigliosa. Veramente meravigliosa. Questo bug è assurdo. E niente, riprendiamo dal salvataggio precedente e andiamo a fare un'altra delle missioni principali. Fortuna a questo punto ce n'è più di una. Quindi andiamo. Ed eccoci qui. Allora, abbiamo un paio di opzioni. Possiamo tornare da Mirin oppure andare dalla Sfinge. Io quasi quasi andrei dalla Sfinge. Le altre creature leggendarie le ho già fatte. Ho fatto il Minotauro, il Ciclope
e la medusa. Se riesco vi metto anche qualche clip video perché ho registrato qualcosa. E direi di andare adesso dalla Sfinge. Ok, eccoci qui. Allora, io ho preso un medaglione. E adesso così possiamo entrare. Interagiamo. Pare che in teoria non dovremmo... solo di notte. Tornerò dopo il tramonto. Meditiamo, ragazzi, visto che funziona solo di notte, aspettiamo la notte. Benissimo. Così rendiamo tutto anche un po' più inquietante. Wow, wow, bella però. Un altro sfidante. Spero che tu sia più resistente dell'ultimo. Per gli dèi, la statua ha preso vita. Non sono una statua, figliola. Se non comprendi ciò che hai di fronte, come potrai intrattenermi? Non sono qui per intrattenerti. Cosa sei? La Sfinge, guardiana della verità e della conoscenza. Vabbè, lo sapevamo, ma chiediamo lo stesso. Gli dèi mi hanno inviato a proteggere questo luogo, ed è quello che faccio da allora. Sono qui per un'altra ragione. No? E allora dimmi, perché sei qui? Sono qui per distruggerti, no, voglio il manufatto. Potere. Mi è stato chiesto di riportarlo nel luogo a cui appartiene. Una causa davvero nobile. Purtroppo non posso acconsentire. È troppo importante. Non me ne andrò senza. Il potere che custodisco non è per i deboli di spirito. Io posso resistere. La ricerca di conoscenza giustifica ogni sacrificio. Se risponderai saggiamente alle mie domande, ti dimostrerai meritevole. Cosa resuscita i morti? Ti fa piangere, ridere, ringiovanire. Nasce in un istante, ma dura una vita intera. Oh, accipicchia. Un ricordo, un nome, uno scherzo. Vabbè, un ricordo, ragazzi. I ricordi. Continui a sorprendermi. Cos'è grande ma non cresce mai? Ha radici invisibili ed è molto più alto degli alberi? Una città, una montagna, una foresta. Beh, una montagna. Affascinante. Mai si ferma, mai riposa. In silenzio tocca ogni cosa. Non cammina, né lascia orme. Tutto è freddo quando dorme. Questa sembra più difficile? Il vento, il sole, la pioggia. Beh, il vento non lascia orme. Sei divertente. Un soggetto interessante. Ora sfrutta ciò che hai appreso e tocca i simboli che riflettono le tue scelte. Ok. Allora, parla con la Sfinge. Come coloro che ti hanno preceduto, hai fallito. Ah, ho fallito, perfetto, ottimo. Ah, oh, bene, sono morta. No, aspettate un secondo. Ok, riproviamo. Se sono sempre le stesse domande, ve le taglio, ovviamente. Nel caso ci fosse qualche differenza, la tengo. Ragione. Cosa resuscita i morti? Ti fa piangere, ridere, ringiovanire. Nasce in un istante, ma dura una vita intera. Sì, questa è assolutamente uguale. Continui a sorprendermi. Vivo, ma non respiro. Se muoio, non cado. Non ho mai sete. Ma bevo sempre. Un pesce? Hai un'ottima percezione. Cos'è grande ma non cresce mai? Ha radici invisibili
ed è molto più alto degli alberi? Una montagna, in questo caso, siamo sicuri? Affascinante. Un soggetto interessante. Ora sfrutta ciò che hai appreso e tocca i simboli che riflettono le tue scelte. Va bene, riproviamo. C'era una domanda diversa, quindi penso di avervi tenuto tutto. Perfetto. Allora, abbiamo detto montagna. Non so se devo andare in ordine, spero di no. Allora, una montagna. Poi c'era il pesce. E il te... cioè, penso che l'icona del tempo siano i ricordi, insomma. Oppure no, aspettate. I ricordi è questo, secondo me. Sì. Il pesce, eccolo là. Ragazzi, speriamo che sia giusto. Vedo che ci sono tante altre icone. Non lo so. Perché probabilmente c'erano tante domande. Infatti mi era venuto il dubbio. Comunque, andiamo. È giusto! No, vabbè. Prima dovevo aver sbagliato, secondo me, una risposta. Ecco perché mi ha uccisa. Ciaone! Indovina indovinello, ok. Allora, la cosa bella è che questa è l'ultima creatura mitologica e quindi adesso in teoria la missione è aggiornata e possiamo tornare ad Atlantide. Quindi, missioni, almeno credo, Arcadia, potenza la lancia, no, in realtà non ce l'ho da... Che c'è in Atlantide? Oh sì. Sigilla, sì, recupera, possiamo andare. Mappa.